Il fiume Tanagro deve essere una risorsa per il territorio e sicuramente non un elemento di preoccupazione. Sono stati messi in campo diversi interventi. Vi è un intervento che mira ad un recupero strutturale di questo fiume, un finanziamento della Regione Campania di 6 milioni di euro. Stanno lavorando alla gara e quindi a breve dovrebbe essere approvata, per cui però è anche vero che ci sono dei tempi che vanno rispettati. In attesa però sono comunque stati messi in campo, previsti ed approvati degli interventi per evitare quello che in parte è successo negli anni passati. Per cui si parte con lo svuotamento della vasca di Polla e poi si passerà ad altro. Certamente è importante questo intervento. Io devo davvero ringraziare il sindaco di Polla, il presidente del consorzio Beniamino Curcio e con lui la deputazione e il consiglio, perché su questi argomenti stiamo lavorando da tempo, con le tante difficoltà che ci sono state, prima tra tutti il Covid che ha rallentato tante operazioni e che però oggi queste azioni cominciano ad essere concrete. Ci sono davvero le condizioni per poter far sì che questo fiume possa essere davvero una risorsa. Il tutto deve essere ben integrato nel vallo. Nel vallo ci sono le condizioni per creare davvero un'area verde attrezzata di grande dimensione in riferimento della Campania. Provi ad immaginare dal fiume Tanagro un collegamento con la Cerreta, con il Cervati ed ancora il Monte Carmelo, la Valle delle Orchidee, il Corticato. Immagini questo territorio che sta a qualche minuto dal passaggio autostradale, cosa può rappresentare in termini di sviluppo. Ci crediamo con determinazione, anche se con tante difficoltà, perché tenga presente che molto spesso poi ci sono stati dei rallentamenti anche per problemi burocratici che non appartengono alle amministrazioni e alle istituzioni, ma ci sono davvero oggi le condizioni per guardare ad un futuro diverso, migliore e sicuramente utile ad uno sviluppo territoriale.